le tante meraviglie di Taranto, le opportunità che ha Taranto dal punto di vista certamente culturale, archeologico, ma anche dal proprio considerando quest'area come polmone di verde. Mi riferisco al parco archeologico di Colle Passo Enzo Lipolis. Lo vedete miseramente e tristemente chiuso con tanto di lucchetto. Guardate all'interno che bell'area, un'area immensa dove, come detto, c'è tutto il patrimonio archeologico, ma questi alberi messi a dimora, misteriosamente l'area appunto è inaccessibile. Ma così vogliamo fare turismo? Così vogliamo promuovere il territorio? Così vogliamo impedire ai cittadini, agli anziani, ai bambini di uscire di un'area verde, di spazi belli liberi per far giocare i nostri bambini, per far riposare i nostri anziani così all'aria aperta? Ecco, da sindaco, augurandomi di riuscirci, beh, una delle prime cose, proprio nei primissimi giorni successivi al mio insediamento, quest'area che è bella e pronta, completa, dovrà essere aperta una volta per tutte. Non è possibile avere queste incompiute, queste restrizioni incomprensibili. Perciò il 12 giugno una bella croce su Luigi Abate Sindaco e una bella croce su Taranto senza Ilva, se veramente vogliamo cambiare